Ciao miei piccoli amici di My Facebook, siete tornati per un'altra fiaba? E io sono prontissima! Allora, stasera vi racconto la fiaba della volpe e il corvo. Statemi a sentire. Un giorno il corvo rubò un pezzo di formaggio da una finestra di una casa di campagna e volle gustarselo appollaiato su un alto albero. La volpe, che lo vide, gli parlò. Ciao bel corvo, ma che belle che sono le tue penne, e che bel corpo che hai, e che bella espressione ha il tuo volto. Ah, se potessi sentire anche la tua voce, sicuramente nessun altro pennuto sarebbe superiore a te. La volpe. Allora il corvo, volendo far sentire il suo canto, aprì il becco e fece cadere il pezzo di formaggio proprio ai piedi della volpe, che l'afferrò veloce e lo portò via. Il corvo, ingannato, irruppe in un pianto disperato. E questo che cosa ci ha insegnato? La morale? Fate attenzione a chi vi fa troppo i complimenti, chi vi adula perché vuole qualche cosa da voi. Quindi, quando succede questo, va bene la virtù, ma la volpe ci ha dimostrato che è molto meglio l'ingegno. Buonanotte!